Ciao a tutti! Lui e lei Sofì. E insieme siamo in me contro te. Spaventatissimi. Perché ieri siamo finiti in una casa abbandonata per colpa di questa carciofina. Sì, però ok, non è stata colpa mia. Guarda che c'eri anche tu. Tu mi hai detto che secondo te era quella giusta. Secondo me era quella giusta. Ma che stai dicendo? Io ti ho detto fin dall'inizio che quella casa era strana. Sì, lui, certo, come no. Intanto chi è che si è tagliato? Chi è che si è ferito? Chi è che sta morendo dissanguato? Ma che stai dicendo, Sofì? Ma è semplicemente un tagliettino quello che c'hai sulla mano. Guardate, tra poco neanche si vede più. Sì, però ho rischiato la vita. Tutto per te, per salvarti la pelle dal signore S. Mentre tu cosa facevi? Niente, eri seduto sul gradino. Guardatevi, ma ti sembra il momento di litigare? Noi dobbiamo trovare il nostro rifugio segreto. Già, ragazzi, siamo scappati dalla nostra casa perché il signore S l'ha trovata. Sa dove viviamo. E quindi siamo dovuti fuggire in uno dei nostri rifugi segreti anti signore S. Basta con le chiacchiere. Bisogna soltanto scoprire se i nostri calcoli erano giusti e se questa è veramente la nostra casa rifugio segreto contro il signore S. Guardate, questa è la porta che abbiamo trovato. L'abbiamo aperta e tutto ci fa pensare che sia proprio la casa che cercavamo. Come ci ricordavamo, c'è una lunga scalinata e poi c'è una bellissima rete che ci proteggerà dal signore S, un muro di recinzione e poi una bellissima casa che dovrebbe anche avere la piscina per dare il via alla nostra estate piena di divertimento, che poi si concluderà il 18 agosto al cinema. Già, perché ormai manca davvero pochissimo al nostro nuovo film, Me contro te, il film Il mistero della scuola incantata, che arriverà al cinema il 18 agosto. Quel giorno dobbiamo andare tutti al cinema perché finalmente scopriremo chi è il signore S dopo tutto questo tempo e potremo vivere un'altra avventura insieme e scoprire tantissimi segreti sul nostro passato, come per esempio... No, non puoi dire niente, altrimenti il mistero è finito. Eh sì, però volevo dirti che tutto ha a che fare con la magia. Va bene, sì, l'ho detto. Ragazzi, sarà l'estate più magica della nostra vita. E se volete, i biglietti sono già disponibili. Li potete prendere o cliccando il link qui sotto in descrizione o chiedendoli direttamente nel cinema più vicino a casa vostra. Ma ora lui, entriamo. Ora va, ora spacca. Vediamo se è la casa che cercavamo. Ho veramente paurissima. Intanto, come prima cosa, procederei col chiudere la porta per evitare che qualcuno possa entrare. Degli estranei, come il signore S. Chiudiamo per bene e adesso nessuno potrà più entrare. Siamo al sicuro. Sì, finalmente. Dopo aver corso tantissimi pericoli ed essere andati in giro con il monopattino elettrico e aver camminato per chilometri dentro questa foresta, finalmente abbiamo trovato la nostra casa, che a vederla da qui sembra veramente bellissima. Qui la strada si divide in due. Da una parte si va di qua col prato, mentre dall'altro lato ci sono dei gradini che portano delle altalene. Dove andiamo? Altalene! Oh no, ma come altalene? Questa strada sembra molto più bella rispetto a questa. Qui c'è il prato verde e verde significa speranza, mentre qui c'è terra e roccia. Lui mi sta mettendo nell'altalena, è bellissima. È proprio una carciofina. Andiamola a prendere prima che si faccia di nuovo male. Aspettami, Sofì, ma che stai facendo? Dove sei? Qui è molto pericoloso con tutti questi gradini. Sofì? Finalmente un po' di meritato relax. Lui, io voglio stare qui e rilassarmi. Carciofina, come dire, non sappiamo neanche se questa è la casa giusta. Cioè, già ti sei messa nell'altalena. Do la spinta, vediamo se è così divertente come credo. Woohoo! Sono Tarzan, appeso nell'albero. Ciao. Più che Tarzan in questo momento, sembri Cheetah, la scimmia di Tarzan. Ah, divertente, è così che si tratta una persona che ha una mano ferita. Andiamo dentro casa, devo trovare una medicazione per il mio dito. Continua a sanguinare. Sì, hai ragione, dobbiamo muoverci. E la casa sembra proprio di là. Ci sono dei gradini, basta seguirli. Se si tratta del nostro rifugio segreto, dovrebbe essere tutto aperto e potremmo entrare con tranquillità. Se invece è la casa di un'altra persona e quindi stiamo sbagliando a casa, vorrà dire che sarà chiusa. Andiamo, segui questi gradini, attenta a non cadere e non farti male. Esatto, sono molto ripidi. E questa cos'è? Sembra una fontanella. È molto strano. Sì, sicuramente è la casa di noi agenti segreti. Guardate, avete mai visto un rubinetto del genere? È veramente molto strano, ma come funziona? L'acqua non esce, non ha nessun sensore. Bisogna tirare questo. C'era un ragno! No, che schifo, scappa da me! Ok, forse ci siamo dietro quest'albero, ci dovrebbe essere la casa. Sì, eccola! La nostra casa meravigliosa! Il nostro rifugio segreto è finalmente davanti a noi, o meglio, dietro di noi, e potremo finalmente farvelo vedere e stare al sicuro. Potremo vivere un'estate meravigliosa senza signore S insieme a voi. Oh sì, è bellissimo. Guarda questo prato morbido e comodo. Lui, anche qui guarda che ci sono le formiche. Che schifo le formiche, no? Ma la casa è veramente gigantesca. Non so se avete visto bene. Ha tutte queste vetrate
E soprattutto ci siamo attrezzati bene contro il signore S. Ci sono le telecamere di sorveglianza, guardate. Già lì ne vedo una. Non appena il signore S entrerà in questo prato, subito il nostro sistema d'allarme metterà dei suoni tipo che ci faranno capire che un intruso è entrato. Sofì, guarda cosa c'è lì. Piscina! È bellissima, guardate ragazzi. Sono due piscine. C'è la piscina calda, l'idromassaggio, e la piscina fredda. La tocco subito. Tolgo la ciabatta e... è molto fredda. Per una situazione bellissima, perché qui c'è molto caldo. Ovviamente, anche se è una casa segreta, non può mancare il divertimento. Abbiamo una super piscina con la quale potremo fare tantissime sfide. Potremo divertirci e potremmo tuffare la nostra carciofina e buttarla in acqua. No, grazie. Io adesso devo entrare dentro perché devo trovare un cerotto. Già, effettivamente ancora non abbiamo visto neanche come la casa al suo interno. Quindi muoviamoci. Qui c'è l'ingresso. Devo spostare questa porta che è molto pesante. Ok, aspetta. Scusa Sofì, la porta è chiusa a chiave ovviamente. Devi prima aprire la maniglia. Così? Esatto, e adesso prova ad aprire. Ok, sì, è molto facile. Entriamo? Ci siamo. Wow, Lui, ma questa casa è bellissima. Guardate, è gigantesca. Qui c'è questo super tavolo gigante. E qui c'è la cucina. È gigantesca. Mi sento come in un bar. Buongiorno signore e signori, cosa posso prepararvi? Preparo un drink o preferite della frutta? Qui c'è davvero di tutto. Ci sono anche delle pesche molto strane e dei limoni. Vuole una limonata? No, grazie signorina, al momento voglio vedere la casa. Qui c'è tutto l'armadio della cucina. Poi c'è il forno a microonde per riscaldare delle delizie come la pizza. E poi c'è il forno. E questa testa? Con i baffi. Buongiorno, io sono il proprietario di casa. Sì, rimani pure qui. L'importante è che non sei viola e che non ci fissi. Quindi io ti girerei. La tua nuca è molto più bella. Poi qui c'è un frigorifero. Il freezer è molto fresco. È pieno di gelati. E il frigo? È pieno, ci sono un sacco di bevande. C'è il tè alla pesca che io adoro. E che fresco davanti al frigo, vorrei stare qui dentro. Mi sto rinfrescando un sacco. Ma non puoi stare lì, chiudi questa porta. Sì, ok. Qua ovviamente c'è un mega televisore dove poter guardare i nostri video. Che belli i nostri video su YouTube. E qui un'altra stanza con due magnifici e comodi divani. Buonanotte Sofì. Lì, ma ti sembra il momento di dormire? Sono stanco, abbiamo camminato per chilometri. Ok, mi carico anch'io. La la la, mi metto qui, relax. No, c'ho ancora il mio sangue, devo medicarmi la mano. Me ne stavo quasi dimenticando. Lui, ti devi prendere cura di me. Sai o non sei un infermiero spazzo? Ma veramente ero un ingegnere spazzo. Comunque ti aiuto, cerchiamo qualcosa per poter curare questa mano. Dentro quest'armadio ci sarà qualcosa? C'è lo specchio. No, non lo specchio, dentro l'armadio. Fammi controllare. È vuoto. È gigantesco. Sembra un armadio cassaforte. Non so, un posto magari dove ci si può nascondere in caso di pericolo. Ok, ti chiudo, ciao. No, guarda da me, aiuto. Ok, ti apro. Ma si fanno questi scherzi? Mi hai messo paura. Qui dentro, da solo, al buio. Fatemi uscire da questo armadio, potrebbe essere molto pericoloso. Li chiudiamo. Non vedo niente che possa aiutare la mia mano. Ecco! Un bellissimo kit medicazioni. In ogni nostro rifugio segreto contro il signor S abbiamo il nostro kit medicazioni in caso di pericolo. Ma adesso devo medicarla, venite con me. Già, perché per chi non lo sapesse, Sofì si è tagliata la mano quando ha cercato di prendere un rametto nella casa abbandonata. Avete visto il video? Se non l'avete fatto, correte a vederlo. E soprattutto iscrivetevi al nostro canale, perché siamo la famiglia più grande e forte di YouTube. Questo qui è il taglietto. Come vedete sta uscendo un po' di sangue e devo bloccare l'emorragia. Quindi adesso prenderò questo fazzolettino, lo metterò attorno alla ferita e poi con l'ausilio di questa garza adesiva andremo a bloccare il fazzolettino. In questo modo la mia ferita sarà al sicuro. Ho chiuso il fazzoletto, adesso devo mettere la garza adesiva in questo modo. È molto difficile da fare con una mano, però devo dire che ci sto riuscendo. Dai, ma sei bravissima. Ok, sono abituata a stare nella foresta. I tagli non mi fanno paura. Sei veramente un'infermiera spazza. Non sono pazza. La mia medicazione è pronta. In realtà sembra un anello gigante, un anello di carta. Sì, devo ammettere che ne è venuta fuori una medicazione un po' grande. Ma perché la
difficile fare soltanto con una mano. Se tu mi avessi aiutato, forse sarebbe riuscito meglio. Sì, ok, ma adesso dobbiamo continuare il tour della casa, perché sapete, non è finita qui. Ancora, continua giù. Vi ricordate quando abbiamo visto quel bivio di due strade? Una col prato e una con la roccia? Noi siamo andati dal lato della roccia, ma c'è anche la parte del prato, e quindi giù. Andiamo a vedere cosa c'è. Si va di qua. Dobbiamo scendere le scale. Ci sono delle scale? Esattamente. Ta-da! Eccole! Ma guarda che strana quella parete! È molto particolare! Sembra un'illusione ottica! È forse la parete più strana che io abbia mai visto nella mia vita. Sembra che ci siano dei buchi, ma in realtà è tutta piatta ed è molto liscia. Una parete illusione ottica? Che strana, voi l'avete mai vista? Di qui si procede con le scale ed eccoci qua. Siamo nel nostro bunker sotterraneo segreto. Qui il signore Sen non potrà assolutamente trovarci. I telefoni non prendono, quindi non ci potrà neanche geolocalizzare. Signore Sen, con noi non hai scampo. Stavolta non riuscirai neanche a trovarci. Già, mi dispiace per te, ma ti abbiamo sconfitto un'altra volta. E se non ci sbagliamo, da questa porta ti dovremmo tornare fuori. Esatto, ricongiungendoci al percorso di prima. Quello col prato, guardate. Questa casa è davvero stupenda, ci piace tantissimo. E poi è piena di verde, ci sono gli alberi, i fiorellini, guardate che belli. Sono tutti fucsia e gialli, i miei colori preferiti. È la casa perfetta per noi. Qui potremo stare al sicuro e goderci l'estate in piscina, sorseggiando un tè alla pesca. E ovviamente un fortino segreto deve avere anche una torre di controllo, fondamentale per poter vedere se si avvicinano dei nemici. In questo modo potremo sempre sapere se il signoresse ci ha trovato, se è da qualche parte o no. Dobbiamo salire in terrazza, lì sopra nella casa. Seguitemi. Ovviamente oltre alla terrazza serve anche qualcosa per poter guardare. Quindi da qualche parte ci dovrebbe essere tipo un binocolo, qualcosa del genere. Non so dove si trovi il binocolo, però una cosa è certa: qui c'è un cappellino bellissimo che penso proprio sia per me. L'avranno messo qui per camuffarmi. Se arriva il signoresse metto il cappello e non mi riconoscerà. Sei riconoscibilissima anche se c'hai questo cappello di paglia. Io non sono Sophie. Chi è Sophie? Ma come chi è Sophie? Sei tu Sophie. Guarda, questo cappello non so di chi sia, quindi lo dovremmo posare. Rimettiamolo al suo posto, ecco qui. Ok, ma andiamo a cercare il nostro binocolo, deve essere su. Cerchiamo. Qui c'è un piccolo vassoio, dei libri. E poi qui c'è una piccola clessidra, che però in questo caso non ci serve. Vediamo qua sotto, altri libri. Una cassa? Oh, una cassa per la musica. Potremmo mettere la nostra. Urla forte che non ti sento, questa è scuola, un divertimento. Al cinema dal 18 agosto ci scateneremo tutti e balleremo e canteremo questa canzone che è bellissima. Però al momento ho posto la cassa, perché abbiamo ben altro a cui pensare. Dobbiamo sempre tenere d'occhio il nostro fortino, quindi dobbiamo assolutamente trovare il nostro binocolo per andare su in terrazza nella nostra torre di controllo. Ci sono altri libri, dei computer e il binocolo! Sì. E qui c'è il binocolo per vedere lontanissimo. Con questo si possono anche vedere le stelle, i pianeti dell'universo. Qui in questa lente si posiziona il nostro occhio. Si fa così e non vedo niente. Lui forse non funziona, si è rotto. Ci dovrebbe essere una manopolina per mettere a fuoco. Forse vedo così lontano che vedo un universo che è buio. Sì, ma certo. Se guardo meglio dovrei vedere anche qualche pianeta: Giove, Saturno, Uranio e Mercurio. E magari potrei anche vedere le stelle. Ho una stella cadente ed esprimere un desiderio. Ovviamente io saprei che desiderio esprimere. Non incontrare mai più il signoresse, perché ho tanta paura. Dai, stella cadente, fatti vedere. Lui non vedo niente. Non mi aspettavo che l'universo fosse così buio. Pensavo ci fosse la Via Lattea che illuminasse tutto. Sofì, come dire, il cannocchiale qui ha il tappo. Ah, il tappo. Adesso vedo tutto. Vedo in lontananza, vedo il cielo azzurro e vedo il mare. Qui vicino c'è il mare. Questo posto è veramente incredibile. Ma dobbiamo andare su per vedere ancora più in lontananza e vedere se c'è il signoresse. Spero tanto di no. Di qui ci sono le scale per salire. Fai attenzione a non cadere. Veramente stavi cadendo tu, lui? Non stavo cadendo. Wow, già qui è molto più alto. Le scale continuano, vedete? Ci sono altri gradini. Ci siamo quasi. Wow. Questa sì che è una bellissima torre di controllo. Si vede tutto. Ma c'è anche il relax, perché ci sono delle bellissime poltroncine dove sedersi. Da qui vedere se arriva il signoresse sarà facilissimo, anzi sarà anche rilassante. Mi metterò qui ogni giorno e col mio binocolo
terrò d'occhio il nostro fortino. Al momento possiamo dire che nessun signoresse in vista. Vedo soltanto alberi, foglie e uccellini. Proprio così, tutto tranquillo, per fortuna. Bene ragazzi, quindi continuate a seguire le nostre avventure per scoprire cosa succederà in questi giorni. E adesso cliccate davanti a noi per vedere i video di ieri, mentre davanti a Sofì per un'altra avventura incredibile. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao, ciao.